sono molto felice di essere qui e portarvi un saluto, lo faccio veramente volentieri. Sarei voluta passare anche prima, però ritardi dell'aereo e dicendo non sono riuscita. Allora, voi siete dal libro che è la casa della scuola e dunque è ovviamente la vostra casa. Mi auguro che il Ministero diventi sempre di più uno spazio aperto, un luogo di confronto e di racconto di buone pratiche ed esperienze come quella che state mettendo in campo con i licei biomedici. Veniamo a voi. Oggi questo progetto, che è partito dal liceo da Vinci di Reggio Calabria, coinvolge 140 scuole tra classici e scientifici e circa 12.000 studenti. Parliamo di numeri da sperimentazione nazionale. Sarà interessante e importante vedere i risultati in termini di apprendimenti e di ricadute sulle scelte per gli studi successivi che faranno i ragazzi partecipanti. Siete partiti da un protocollo con il MIUR, con un obiettivo che credo sia molto importante, perché mette al centro le esigenze dei nostri studenti, l'orientamento. Orientare i giovani significa aiutarli a fare delle scelte che possano mettere a frutto le loro inclinazioni e ad assecondare con intelligenza le loro passioni. Tutto ciò è fondamentale, perciò grazie per il lavoro che state facendo. Faccio una piccola digressione. Da docente ricordo tante volte degli studenti che proprio al momento dell'orientamento, quando poi hanno scelto la facoltà universitaria, mi hanno detto grazie, pensavo a tutto il lavoro che hanno fatto in classe, a volte vedere un insegnante motivato, appassionato, può essere di esempio proprio per fargli fare quelle scelte più difficili che mai avrebbero immaginato di fare. Quindi l'orientamento, la passione dei docenti, dei dirigenti scolastici, per i nostri studenti diventa fondamentale, perché un docente può cambiare la vita degli studenti laddove dimostri competenza, passione e amore per quello che fa. Quindi l'orientamento da questo punto di vista diventa un aspetto fondamentale del tutto. Come sottosegretario all'istruzione mi batterò quindi affinché ci sia davvero un interesse concreto per il tema dell'orientamento da parte del Ministero che mi onoro di servire. Occorre un piano specifico, ma soprattutto occorre fare subito una cosa molto semplice: cambiare prospettiva e narrazione sulla scuola. La scuola, e il vostro progetto lo dimostra, è già un laboratorio di innovazione. Dobbiamo tirare fuori le migliori esperienze, raccontarle, studiarle, stimolare e promuovere la diffusione di buone pratiche, sostenere chi produce il cambiamento, andando incontro concretamente alle esigenze dei nostri ragazzi. Nei prossimi giorni a Firenze si terrà la terza edizione di Didatta Italia, perché in cui la scuola discute delle sue avanguardie, dove i docenti e i formatori di settore si confrontano. Sono certa che anche da lì verranno fuori proposte interessanti. Tutti insieme quindi dobbiamo lavorare per una scuola moderna, vicina ai giovani e capace di guardare al futuro. Questa scuola, ne sono convinta, in parte esiste già, perché l'ho vissuta insomma fino a 2 anni fa, ma noi dobbiamo lavorare adesso come Ministero per scovare chi è avanti e farne un modello, trainando poi tutto il resto del sistema, in un circolo virtuoso che metta sempre più al centro i bisogni educativi dei nostri studenti, a partire naturalmente, ed è l'impegno di queste ore, dal diritto ad un docente in cattedra fin dal primo giorno, e sappiamo uno dei problemi che purtroppo attanaglia questo Ministero da parecchio tempo. Vi ringrazio ancora per il vostro invito di stamani, auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie.